Credo che abbiamo interpretato bene il primo tempo, diciamo come l'aveva preparato il mister, e poi però nel secondo ci siamo abbassati troppo, è calata l'intensità, è calata l'aggressività sui portatori avversari e purtroppo non si è riusciti a tenere il risultato positivo. Io ho visto come ha preparato la partita il mister durante la settimana e la richiesta era quella di una punta che giocasse da sola, che allungasse sempre la squadra, e quindi credo che assolutamente è una scelta tattica dell'allenatore. Cosa serve? Serve quello che è mancato a lungo, ma che è il momento di tirar fuori, anche perché abbiamo l'ultima possibilità per farlo. Abbiamo venerdì sera l'ultima pallottola, o è per loro o è per noi. Quindi sta a noi. Stai calciatori, mettercela tutta, pensare soltanto alla partita di venerdì e dare tutto quello che hanno e quello che abbiamo perché abbiamo ancora una possibilità e dobbiamo giocarcela al 200%. Vediamo, sarebbe stato rigore se l'arbitro avesse visto il momento in cui tiravano il pallone dentro, il pallone doveva essere dentro l'area di rigore. È sicuramente un episodio antisportivo. Questo sicuramente sì, un episodio che è stato preparato dall'allenatore del Pescara, perché noi eravamo in tribuna e abbiamo sentito le sue parole: datemi il pallone e poi lo tiro io. E niente, andiamo avanti, non ci interessa. Non ci dobbiamo guardare noi, dobbiamo pensare a noi, perché ripeto, abbiamo ancora una possibilità, una partita che vale veramente tantissimo. C'è totale fiducia nell'allenatore, ha preparato la partita benissimo, è stato bravo nella preparazione di questa finale, e sono convinto che sarà altrettanto bravo, determinato, convinto, cattivo anche nella prossima, in quella ultima di venerdì.